Ho appena lasciato Tricastella, mi sto dirigendo in direzione di Sarria, tardissimo, 12:20. Sono partito alle 11, perché ieri è successo di tutto, nel senso che dovevo fare una tappa normale di 35 km dopo il Sebrero, però non mi piaceva il posto in cui mi ero fermato, Ospital de Condesa, né mi piaceva il paese seguente dove già mi ero fermato l'anno scorso, Fonfria. Così ho deciso di arrivare a Tricastella per un totale di 54 km giornalieri. Bene, io però la sorpresa è stata che quando sono arrivato ho trovato tutti gli alberghi al completo, e che non erano disposti nemmeno a farmi dormire a terra. Pertanto, siccome c'erano altri pellegrini nella stessa situazione, io ero l'unico che più o meno parla spagnolo e conosce un po' come funzionano le cose qui, li ho raccolti tutti e abbiamo affittato una vera e propria casa per le vacanze in campagna. Quindi ieri avevamo questa casa a disposizione, due tedeschi, una coreana, un francese, uno spagnolo, una spagnola e un americano io, anzi è anche un canadese, cantante, un tenore molto simpatico. Abbiamo fatto i balordi fino a tardi, anche se io, siccome avevo iniziato a camminare dalle 4 e mezza di mattina, ero molto stanco, sono andato a dormire prima. Va detto però che costoro hanno bevuto vino, cioè stiamo parlando di 10 bottiglie per 7 persone, di 10 bottiglie di vino, e stamattina ci siamo alzati abbastanza tardi, abbiamo fatto colazione, e dopodiché ho deciso di andare mentre gli altri erano completamente bolliti, in particolare il canadese, il tenore, stava andando, camminando, ma un po' la stanchezza, un po' che nelle sue vene ormai scorre del vino, che beve come niente, bottiglie su bottiglie, io ho deciso di andare avanti. Ora il problema è che Sarria è un po' la meta dei pellegrini dell'ultima ora, tutti quelli che vogliono fare solo gli ultimi 100 km, quelli più facili, partono da Sarria. Quindi sto valutando se riuscirò a arrivare in un orario idoneo per trovare un albergues libero, mi fermerò lì, altrimenti o proseguirò o mi fermerò prima. Solo che diciamo che fare 25 km per me è il minimo sindacale, perché nemmeno mi stanco a fare 25 km, veramente mi sembra di aver saltato un giorno. Quindi almeno a Sarria vedrò di arrivarci, comunque valuteremo al momento in base all'orario.